Ciao ragazzi, allora, questo non sarà un video come gli altri che faccio tutti i giorni, ma sarà un video dove parlerò un po' di me, quello che pensano gli altri e come sono fatta io. Allora, una ragazza timidissima, ma timidissima, sì, e ho aperto questo canale YouTube per esprimere quello che sento ogni giorno e come sono fatta dentro, sì. E infatti alcune persone mi dicono che sono diversa dai video, cioè in realtà sono timidissima, invece nei video sono spontanea e non so come spiegarvelo, non c'è proprio motivazione, non c'è un motivo, non so perché. Nei video sono spontanea e invece in realtà sono timidissima, sono un'altra persona. Mi dicono tante persone così, lo so, ma non so perché. E infatti questa cosa devo togliere questa timidezza. E per questo ho aperto il canale YouTube per esprimere quello che sono me stessa, sì. E poi io ho chiesto, cioè prima di aprire il canale YouTube, ho chiesto il permesso ai miei genitori e loro mi hanno detto subito di sì e mi hanno detto che se sono contenta io, sono contenti pure loro, infatti io sono contentissima di questa cosa e sì, veramente. E poi il mio primo video è stato con mio padre perché, cioè, volevamo provare a fare un video, ma io mi vergognavo e quindi non dicevo nulla in quel video, che ve la metterò da qualche parte, cioè lo vedrete da voi stessi. E poi con il passare del tempo ho caricato dei video con concetti più ragionevoli, sì, che video un po' con un significato dentro. E poi dopo un po' alcune persone hanno scoperto che avevo un canale YouTube perché avevo detto ad alcuni miei amici, dei compagni di classe che aprivo un canale YouTube e poi da quel momento tutti hanno saputo che avevo un canale YouTube. E una cosa che mi imbarazza è che, cioè, mi fanno la domanda, cioè mi dicono: "Ma tu hai un canale YouTube, fai video?" Io dico sì, e poi vanno a cercare me e guardano i video davanti a me. E questa cosa mi imbarazza un po', sì, cioè è un po' imbarazzante perché io non voglio vedere la vostra espressione quando guardate i video davanti a me, non voglio vedere la vostra espressione, guardate dove vi pare, con chi vi pare, ma non davanti a me perché non voglio vedere la vostra espressione mentre guardate i video, non so perché, ma mi imbarazza un po', veramente. Quando mi fanno queste domande mi imbarazza un po', quindi. E poi io ho tantissimi difetti, di cui ho un difetto bruttissimo, della permalosità, se si può dire così. E sono permalosissima, cioè mi arrabbio subito anche per una cosa piccola, me la prendo subito per ogni cosa, veramente, e questa cosa. Anche, cioè, quando sono nervosa nessuno mi deve parlare, veramente. E nessuno, se no tratto male. E poi un'altra cosa che mi piace di me, sì, è che sono allegra, che me lo dicono tutti, che sono allegra, simpatica, divertente, scherzosa, e questa cosa mi fa piacere. Sì, veramente. E però alcune volte, cioè,
alcune persone mi dicono: ma ridi per tutto. Ho capito, ma se non ci posso fare niente, cioè ho capito che rido per tutto, ma che devo. Sì, ho capito che non devo ridere per ogni cosa, ogni parola e rido. Sì, lo faccio alcune volte, però io sono così, sono fatta così, non ci posso fare niente. E poi una cosa che non vi ho detto mai, che veramente a nessuno, cioè ai miei genitori sì, ma a tutti gli altri no, però ai miei genitori sì, che alle elementari un bambino mi ha preso in giro per la mia carnagione. E in quel momento io non ho detto nulla, non ho fatto la spia, cioè veramente, perché sono una persona buona. Quando una persona mi fa arrabbiare, io mi arrabbio subito, veramente. Cioè, poi quando è successa la stessa situazione, ho chiesto a lui di scusarsi con me. E lui si è scusato. E da quel momento, non so perché, ho detto: mazza, quanto sono coraggiosa. Cioè, ho chiesto a un bambino, mi sono difesa da sola e non c'era nessuno con me che dovevo essere difesa da una persona, ma mi sono difesa da sola, veramente. E da quel momento, cioè, non sono diventata un'altra persona, però sono rimasta sempre quella, Golapi. Sempre una ragazza timida, con tanti difetti, che è sempre allegra, simpatica, divertente. Alcune volte non so cosa pensano altre persone di me, perché penso che ad altre persone sarò antipaticissima. Sì, perché io, prima di conoscere una persona, io sono timida con quella persona. Poi quando faccio conoscenza con questa persona, divento, cioè, non so, ma sono più spontanea con questa persona dopo averla conosciuta. E quindi sì, cioè, prima sono timidissima prima di conoscere una persona, e poi piano piano divento spontanea. Una sera, cioè, sono stata sveglia, stavo in vacanza e volevo parlare con qualcuno, e mi sono messa a parlare da sola per sfogarmi, per togliermi tutti i pensieri, dubbi, problemi dalla mia testa. E veramente è stata una cosa difficile, difficile da fare, perché cioè, cioè, mentre parlavo, pensavo che c'era qualcuno davanti a me. Sì, una persona che mi ascoltava. Sì. E poi un'altra sera in vacanza, ho pianto, non so il motivo. Eh sì, io sono una persona così, cioè una sera piange senza motivo, cioè neanche sapevo il motivo perché avevo pianto quella sera, e veramente, e volevo parlare con qualcuno che mi ascoltasse come un'amica, come una sorella. Infatti ho parlato con una mia amica che mi ha ascoltato veramente tanto. E poi ho ascoltato la musica per sfogarmi con me stessa, cioè la musica mi ha fatto davvero bene, perché con la musica puoi fare tutto, cioè la musica ti fa emozionare veramente. Infatti quella sera ho ascoltato la musica tutta la sera, cioè
Veramente, infatti il giorno dopo, cioè, ho pensato e ripensato quella situazione, e però io mi sono detto, ma perché ho pianto? Perché? Per quale motivo? Non sapevo neanche la ragione perché ho pianto. Una cosa che non so se è un difetto, ma io adoro, adoro stare a casa tutto il giorno a fare nulla. Veramente. Cioè, non so il perché, ma a me piace stare tutto il giorno a casa. Cioè, se qualcuno mi chiedesse che cosa vorresti fare domani o oggi, io dico stare a casa. Se per caso una mia amica mi dicesse vuoi uscire con me, vuoi venire a casa mia e stiamo un po' insieme? Io dico ok, va bene, sì, cioè dico pure quando i miei genitori mi dicono vuoi uscire? Io dico a volte sì, a volte no, perché a volte sarò stanca, a volte vorrò stare a casa, però la cosa che adoro della mia vita è stare tutto il giorno a casa. Davvero, veramente, a me piace tantissimo stare a casa, sì, a fare le cose mie, come dice mia madre, ciu-ciu-ciu. Sì, è una cosa. E sì, veramente, adoro stare a casa. Allora, cosa posso dirvi altro su di me? Mi piace andare a scuola, sì. Se ci metto l'impegno, riesco a studiare bene. Se no, il mio cervello vaga sulla luna, sì, veramente. Alcune volte, se mi concentro veramente, vado come una macchina, invece altre volte sto sulla nuvola a fluttuare, a saltare di qua, di là. E sì, io sono così, un po' concentrata, un po' no. E sono un po' fra le nuvole alcune volte. E poi una cosa che mi piace di me, che quando io voglio raggiungere quell'obiettivo, io ci riprovo finché non riesco ad arrivare a quel obiettivo. Veramente, per esempio, una volta dovevo fare un disegno per tecnica alle medie e non riuscivo. Ho strappato due o tre fogli perché mi era venuto male il disegno. Ho riprovato e riprovato. Alla fine mi è venuto perché ci ho messo tutta la giornata a fare quel disegno perfettamente come voleva la professoressa. E poi sì, cioè io sono fatta così, cioè per esempio una volta non trovavo le ciabatte perché dovevo andare in piscina e in quel momento dovevo pure fare i compiti. Allora mia madre ha detto, Volapi, io ti conosco bene. Quando tu non trovi una cosa, cerchi finché non lo trovi. Però devi fare pure i compiti. Io dico, no, mamma, lo so, ho capito, ma io devo trovare quella cosa. Se no, no, non posso fare i compiti finché non posso trovare quella cosa che sto cercando. Infatti, per farmi felice, cioè, alla fine l'ho trovato. Sì. E poi io sono una ragazza che gli piace la musica, ballare. Infatti, i miei primi sport furono danza classica, piscina, ginnastica artistica, pallavolo. Poi è arrivato hip hop, quello che faccio ancora. E sono felice di quello che di questa cosa. Sul serio, cioè la piscina non mi è piaciuto perché non dite, però avevo paura che mi affogavo. Bellissimo, perché
l'allenatore mi faceva paura. E poi danza classica non mi piaceva, la professoressa diceva fate così, fate ma non capivo nulla e poi non mi piacevano i body e poi le calze le odio tremendamente, non mi piacciono veramente. Cioè, da piccola mia madre mi diceva mettete le calze, mi mettevo, però a me non mi piaceranno per niente le calze, io le odio perché sono, si appiccicano sulla pelle, perché non lo so, non mi piacciono, punto. Poi ginnastica artistica l'ho abbandonato perché erano i giorni dove avevo tantissimi compiti e non dovevo mancare, cioè dovevo fare i compiti, cioè dovevo pure fare palestra, però dovevo pure fare i compiti, quindi non avevo tempo. Poi pallavolo, pure quello l'ho abbandonato perché non mi piaceva, sì. Poi dopo è arrivato hip hop che mi ha fatto scoprire un altro mondo, veramente, e lo faccio ancora e mi piace pure, mi piace un sacco, veramente, sì, con una mia amica che si chiama Anna Giulia, sì, e sono contenta del risultato che sto facendo. E poi io sono una ragazza che ama la musica tantissimo. Veramente, lo ascolto sempre, sempre, sempre. Veramente. Cioè, vado su YouTube e vedo se sono arrivate nuove canzoni. A me piacciono più quelle spagnole, anche quelle italiane e un po' inglesi, però adoro quelle spagnole, veramente. Troppo, troppo. Anche quelle italiane, anche inglesi. Sì, veramente, io amo troppo la musica. Per me la musica è tutto, cioè ti fa piangere, ti fa ridere, ti fa riflettere, ti fa pensare ai ricordi più belli, più brutti, le infanzie. Veramente, è una cosa bellissima la musica. Sì, anche quando sei triste, ascolti la musica e ti senti bene e sei felice. Sì. Allora, questo video è finito. Sì, lo so, è lunghissimo, ma ho dovuto perché volevo, come avevo detto prima, volevo raccontarvi qualcosa di me. Sì, e l'ho fatto. E è stato bellissimo raccontarvi qualcosa di me che mi appartiene. E niente.